Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video e quest'oggi ragazzi, come avrete sicuramente visto dal titolo, siamo qui con un nuovissimo video, ahimai. Ho visto che lo scorso episodio ha raggiunto le 118.000, quindi diciamo 120.000 visualizzazioni e più di 5.000 mi piace, quindi veramente qualcosa di mostruoso, vi ringrazio davvero tanto. Vi ricordo ancora prima di cominciare di lasciarmi un bel mi piace, di seguirmi su Instagram, ovviamente di iscrivermi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di dare un'occhiata al mio secondo canale riguardante alle motocross e al mondo dei motori in generale in modo molto molto sciallo, per cui in modo abbastanza divertente, che è qui sotto nella descrizione. Questa volta non vi ho chiesto su Facebook di scrivermi altre domande riguardanti appunto l'AIMAI, ma ho utilizzato quelle che rimanevano dallo scorso video dato che erano veramente tantissime. Gabriele mi fa una domanda veramente molto scomoda dicendomi: hai mai pensato di chiudere il canale visti i numerosi successi del secondo? Ciao, sei un grande. Allora, è una domanda scomoda perché la risposta è un ni. Non ho mai pensato proprio di chiudere questo canale, però ho pensato: diminuiamo notevolmente la quantità di video su questo canale e aumentiamola nell'altro canale, cosa che in parte ho fatto, ma che uno non ho fatto per soldi, che ogni tanto mi dite che io faccio video per soldi, che sul secondo canale faccio più video solo per soldi. No ragazzi, è veramente una cosa stupidissima. Molto semplicemente, per fare i video come questo qui su questo canale devo prendermi un bel po' di tempo della giornata per dedicarmi alla registrazione video, alla registrazione audio, al montaggio video, perché sì, si monta anche l'audio, e quindi alla fine vado a metterci veramente tanto tempo, mentre invece quando registro in moto semplicemente esco con amici, parlo ed è tutto lì. In ogni caso, la risposta alla domanda è un ni, non è né un sì né un no, non lo so, pensato proprio di chiuderlo no, ma di cambiare qualcosina sì. Un altro Gabriele, che però non è il Gabriele di prima, mi dice: hai mai provato a rubare cover o qualcos'altro nelle bancarelle dei marocchini? Sei un grande, se ti va salutami. Con quale senso logico mi hai fatto questa domanda? Cioè, almeno non so dalle tue parti, ma a casa mia non si rubano cose nelle bancarelle, cioè non lo so, no. Vito, hai mai messo in primo piano YouTube e rinunciato ad un'uscita o a fare compiti o cose di questo tipo? Se sì, fammelo sapere e se puoi salutami. Ciao Vito. Allora, devo dire onestamente che sì, molto spesso, sbagliando e me ne rendo assolutamente conto, ho dedicato troppo tempo a YouTube, non ho dedicato tempo magari ai miei amici, ma anche se quello sì è importante ma è relativo, quanto tempo avrei potuto dedicare alla scuola. Diciamo che in molte situazioni fare video su YouTube è una cosa che mi interessa ovviamente di più rispetto a studiare, che è una cosa che è noiosa, sì è molto importante, non lo metto in dubbio, però è ovviamente noiosa. Quindi mi è capitato più volte di dare la precedenza a questo hobby, questa passione che sto coltivando da molto tempo, sbagliando, però la risposta è sì. Simone, hai mai rotto un pezzo della tua attrezzatura tipo obiettivo o videocamera? Allora, se devo essere sincero, pensandoci bene, non ho rotto mai una videocamera, un obiettivo o qualcosa del genere di mio, quanto ne ho rotto una a mio fratello un bel po' di anni fa. Diciamo che io ero piccolo, non avevo ancora scoperto bene YouTube, non avevo capito che comunque il videomaking e questo genere di cose erano una cosa per me abbastanza importante. In ogni caso, ho preso la sua macchina fotografica, che tra l'altro era una Canon, non era una reflex, però era una Canon, quindi diciamo col suo prezzo, e mi è caduta per terra e gli ho distrutto l'obiettivo, che era un obiettivo ovviamente non intercambiabile essendo una macchinetta di quelle compatte, e quindi fondamentalmente ha distrutto la macchina e non l'ha più neanche riparata, perché ha detto: non ho i soldi per poterla riparare, e quindi no. Io ovviamente ero piccolo, non ho potuto dargli una mano, adesso non se lo ricorda neanche più, speriamo non se lo ricordi più e che non veda questo video. Carlo, hai mai fatto un giro a tua madre sulla moto? Credo che tu abbia dimenticato il verbo fare. Hai mai fatto fare un giro a tua madre sulla tua moto? In ogni caso, mia madre non ha mai utilizzato proprio la mia moto, nel senso che in modo vero e proprio lei guidava, perché non credo sia capace di utilizzare le marce su una moto, né tantomeno su una motocross. Però l'ho portata dietro di me in qualche pezzo del giardino e anche un pochino in strada, nonostante io non potessi, ma lasciamo stare, erano casi a parte. E si è spaventata talmente tanto, soprattutto nella parte della prima e della seconda dove l'accelerazione è un po' più alta, che mi ha detto che non vuole più metterci piede su quella moto, quindi no problem. Ali, hai mai
App di la verità, pensate di fare sesso con tuo cugino? E l'ultima domanda di oggi me la fa Stefano che mi chiede: hai mai voluto scappare dalla polizia in moto? Allora, voluto scappare dalla polizia in moto? No. Però c'è stato, diciamo, una cosa che adesso vi racconterò. Tra l'altro non sono riuscito a registrarla, dove in poche parole siamo un po' scappati dalla polizia. Allora, era una sera e tutti avevamo almeno una persona dietro, nonostante non avessimo 16 anni per poterle portare, quindi già lì non eravamo in regola. Molti di noi avevano moto ultra modificate, quindi anche lì non eravamo in regola. E alcuni miei amici, se non mi sbaglio, non avevano neanche i documenti, ma comunque quelli sono affari loro, io quelle cose ce le avevo. Abbiamo visto una pattuglia con le sirene, tra l'altro accese, che ci stava scrutando in modo abbastanza strano, quindi abbiamo preso le nostre moto, siamo partiti a 900 km orari, ovviamente si fa per dire, e ci siamo scaraventati in una vietta dove c'erano lavori, dove non so neanche se noi potessimo passare, quindi a quel punto avremmo ancora di più infranto il codice stradale, ma in ogni caso ce la siamo andati un po' a ruote, non a gambe. E quindi fatto sta che non ho mai voluto scappare dalla polizia, ma l'ho fatto, anche se non so se ci stava effettivamente inseguendo. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, e da caso vi do lasciare un bel mi piace, seguitemi su Instagram, mi raccomando che siamo in 11.000, quasi 12.000, dobbiamo arrivare a 229,47, non so che numero ho detto. Noi ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale e adios!